Continua il cammino verso la Pasqua di Resurrezione. Nella terza tappa del pellegrinaggio quaresimale nei luoghi della Passione di Gesù, i frati francescani hanno celebrato la Santa Messa nella Cappella della Flagellazione. Restaurata dall'architetto Barluzzi tra il 1927 e il 1929, al suo interno presenta tre vetrate che ricordano i momenti prima che Gesù venga caricato della croce: la flagellazione, Pilato che se ne lava le mani e la scelta su Barabba come prigioniero da liberare. Nella sua omelia fra Ramzi Sidawi, economo della custodia, ha voluto sottolineare come si possano percepire due immagini di Gesù. La prima immediata, la seconda più nascosta. Gesù infatti, se da un lato è sofferente, viene condannato, flagellato, incoronato di spine, ha proseguito, dall'altro, attraverso le parole dell'Evangelista, possiamo vedere il Re. Si tratta di un Re speciale che viene a regnare da un altro mondo. Queste peregrinazioni ci fanno vivere il mistero che noi leggiamo nel Vangelo, e il Vangelo è parola di vita per oggi, non è una parola del passato, per cui noi viviamo e riviviamo e attingiamo oggi in questi luoghi e da questo mistero e per la nostra vita. Betania, luogo da sempre venerato, è stata la quarta meta di queste pellegrinazioni. Casa dell'amicizia tra la famiglia di Lazzaro e Gesù è un'oasi, è l'annuncio fatto qui: io sono la resurrezione e la vita. Da qui scaturiscono due parole, amicizia e vita. Sì, innanzitutto queste due parole ci portano alla creazione, dove Dio ci ha donato la vita e ci ha creati come suoi amici, a sua immagine. E Dio con Adamo passeggiava da amico con Adamo. E questa amicizia noi l'abbiamo persa con il peccato, quando Adamo ha peccato con il peccato originale, ma Dio è venuto per restaurare questa amicizia e riportarla alla sua pienezza. Seguendo un'antica tradizione, i frati francescani si sono poi spostati sul Monte degli Ulivi. Hanno pregato prima nella Cappella dell'Ascensione, luogo in cui, secondo la tradizione, Gesù ascese al cielo. Infine, si sono diretti alla chiesa del Pater Noster, luogo in cui Cristo stesso insegnò ai discepoli la preghiera del Padre Nostro.